Quando mi è stato chiesto di ricoprire questo incarico, ho accolto con trepidazione, anche con senso di responsabilità, perché il patrimonio, diciamo, culturale che questo istituto rappresenta è davvero prezioso. Nella regione ecclesiastica Calabria esiste soltanto l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria, intitolato a Monsignor Zoccali, e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Cosenza. Quindi un territorio vasto come quello calabrese ha solo due istituti. Il nostro istituto diciamo in particolare, è un polo umanistico importante perché negli anni è stato a servizio non soltanto della nostra diocesi, ma anche delle diocesi vicine, non, calabresi e siciliane. È una chance che gli studenti della scuola superiore secondaria, concluso il proprio percorso, hanno a loro disposizione. Quindi un'opzione di studi interessante che arricchisce quello che già la città offre. Oltre che per questo, ovviamente, diciamo quindi a livello dell'orientamento universitario, è importante perché corrisponde ad un rapporto identitario tra città e chiesa, evitando o comunque cercando di lavorare moltissimo perché non ci sia uno scollamento tra la formazione dei giovani e il percorso di fede, che deve essere sempre una fede consapevole, una fede cresciuta, nel senso di lievitata. Lo studio che viene proposto qui in istituto è sicuramente un elemento importantissimo. L'istituto è aperto al pomeriggio. Le lezioni si svolgono dalle 15:15 alle 18:30. Nel tempo del lockdown e comunque delle chiusure dovute alla pandemia, le lezioni si sono svolte in modalità online. Alla ripresa di questo anno, quindi all'inizio di questo anno accademico, si è deciso di adottare una modalità mista. Nel senso che gli studenti dei territori più vicini seguono le lezioni in presenza, quelli che invece sono territorialmente più distanti seguono a distanza e gli esami si svolgono invece per tutti in presenza. Ecco, penso che i nostri alunni sono altrettanti illustri teofili, cioè amici di Dio che vengono con questa motivazione, cioè quella di rendersi conto e verificare la solidità degli insegnamenti che hanno ricevuto, della fede che gli è stata trasmessa. Sant'Agostino diceva che una fede se non è pensata è come se non ci fosse. Ecco, loro vogliono pensare la fede, vogliono studiare, capire, trovare le ragioni profonde della loro fede per poi diventare veramente veri testimoni di Cristo. Possiamo dire che i nostri studenti, che vengono come teofili, cioè amici di Dio, sarebbe bello ed è bello perché poi quando concludono un corso di 5 anni di studio possono diventare teofori, cioè portatori di Dio. E questo è l'augurio anche che faccio a tutti i nostri studenti, perché siano proprio nella società che non è scristianizzata, che ha bisogno di Dio, che siano veramente loro testimoni e semi di questo Vangelo della gioia che può fecondare la nostra terra. Ha un'autopresentazione da parte di Dio e la splendida risposta di Mosè. Quello che stiamo per leggere è effettivamente il nome. Mi chiamo Francesco Russo, sono iscritto al primo anno qui in Istituto Reggio Calabria di Scienze Religiose. Sto vivendo questa mia grande avventura in realtà come un dono di Dio. Mi sono iscritto qui in istituto per due motivi, validi motivi. Il primo è perché mi permette di accrescere la mia esperienza personale. L'istituto è una formazione universitaria
che mi sta permettendo di entrare sempre di più e gustare sempre di più la bellezza del mistero di Cristo. È un'esperienza veramente bellissima, è un corso di formazione molto completo e complesso. Il mio secondo motivo è appunto crescere dal punto di vista appunto professionale. Quindi l'istituto ti permette di preparare tutte le persone che poi collaborano all'interno delle comunità. E perché no diventare anche un insegnante di religione? Chi vive ciò che insegna poi diventa un professore che fa appunto la differenza. L'interesse che spinge queste persone a iscriversi nel nostro istituto è sicuramente quella di una formazione culturale che non prescinde dalla formazione religiosa, e questo è appunto lo specifico di questo percorso di studi universitario, perché ricordiamolo, è un percorso di studi universitario a tutti gli effetti. I giovani sono una bella carica, perché, come succede sempre, io lo posso dire perché sono un'insegnante non solo qui, ma sono stata per 40 anni docente in un liceo scientifico di Reggio. I giovani sono la carica per l'insegnante e per l'istituzione all'interno della quale si lavora, si insegna, perché i giovani con i loro perché, con la loro esigenza di indagare, di comprendere, di farsi e di fare delle domande, sono uno stimolo continuo. Per cui anche per noi docenti, sinceramente, l'esperienza qui in istituto è un'esperienza bella, professionalmente parlando, ma anche proprio umanamente parlando. Per me è stato un percorso importante. Io sono al secondo anno della magistrale, quindi per me è l'ultimo anno, ma è stato sono stati anni di formazione che non sono solo stati di formazione culturale e religiosa, ma anche un cammino spirituale, personale, che è andato ad arricchire quella che era il mio bagaglio già personale. Personalmente poi è stato importante anche l'apertura che mi ha dato. Io mi sono accostata per appunto la formazione anche da spendere in parrocchia, però mi sono resa conto, soprattutto con le materie della magistrale, che anche l'insegnamento della religione è una sfida che è interessante. I giovani hanno bisogno di punti di riferimento. Una delle ricchezze dell'istituto è la varietà dei suoi studenti, nel senso che qui abbiamo studenti che hanno età varie, dai 19-20 anni, quindi appena diplomati, a ultra sessantenni. Le motivazioni sono diverse, perché diverse sono evidentemente le esperienze di vita, i bagagli culturali. Il giovane sceglie questo istituto per rispondere a un'esigenza profonda, per approfondire la propria fede e magari anche per spendere il titolo attraverso, diciamo, l'inserimento nella scuola come insegnante di religione cattolica. E poi c'è la fascia degli adulti. Gli adulti sono coloro che magari già inseriti in ambito professionale hanno deciso di dedicare del tempo a sé e quindi alla propria formazione per dare risposte alla propria sete di conoscenza filosofico-teologica e anche per qualificare il servizio che poi ciascuno di loro è portato a svolgere nelle proprie comunità parrocchiali. 21 dell'anno accademico. Consiglio di iscriversi qui in istituto a Reggio Calabria, perché è un luogo di formazione d'eccellenza, è anche un luogo di accoglienza, un luogo in cui c'è la possibilità anche di studio e di ricevere degli stimoli importanti poi per dare l'annuncio con gioia. Volevo sottolineare anche come anche questo è un luogo di accoglienza e come
i dipendenti, l'immenso sforzo della dottoressa Ferrato e della segreteria, stanno sempre vicino a noi studenti senza lasciare mai nessuno indietro, e quindi si vive proprio la relazione qui in istituto, la relazione tra docenti e tra alunni, e soprattutto in questo periodo di pandemia che ha isolato un po' tutti, rivivere questo aspetto relazionale secondo me è molto importante.